Oggi andiamo a fare il bellissimo cardigan che avete visto nella presentazione, me l'avete tanto chiesto ed è un cardigan con lo sprone molto molto simile alla mia ultima maglia, la bianca neve. L'ho voluto fare uguale perché molti di voi avevano trovato delle difficoltà con lo sprone e l'ho leggermente variato, ho variato l'angolo, ho variato un attimino le proporzioni, ma è um, ad occhio è, è molto simile, anzi direi che è quasi uguale. Lo realizzeremo, realizzeremo questo cardigan con questo filato della Ice Yarns e vi lascio in descrizione sia il link diretto del filato che eh, dello shop Italia Artisan, così che possiate, o qualora voi eh, lo vogliate, trovare anche lo stesso filato. Vi dico come si chiama, allora Luxe Wool, ed è un 30% lana, 70% acrilico, 50 grammi sono 200 metri, da lavorare con qui mi consiglia i ferri numero 3. Io ho lavorato con questo progetto l'uncinetto 3 e mezzo, ma ne sto lavorando un altro sempre con lo stesso filato di altro colore, ma eh, il filato è uguale, lo sto lavorando col 4. Quindi mh, decidete poi voi quale eh, vi piace di più d'uncinetto io consiglio per questo progetto se volete avere le misure molto simili alle mie ecco di usare anche lo stesso uncinetto ed è il numero 3 e mezzo ho usato 250 grammi di questo filato quindi 1000 metri eh, in totale per la taglia 40 42 eh, io vi consiglio comunque a parte il fatto che, se prendete lo stesso filato, è in lotti da 400 grammi, quindi è assolutamente sufficiente. Ma vi consiglio comunque di rimanere sui 300-350 perché eh, io l'ho fatto con la manica a tre quarti. Voi potreste volerlo a manica lunga. Io l'ho fatto che rimane molto aperto davanti, ma ho Variato adesso le misure in modo che voi possiate arrivare a chiuderlo un po' di più davanti, poi decidete voi. L'importante è fare il bordo eh, un po' più largo, un po' più stretto, ma ve l'ho comunque leggermente più. Ehm, ho fatto in modo che combaciassero un po' meglio le due metà davanti, mentre a me rimanevano un po' più separate. Eh, io comunque, adesso vi do le misure. Giuste per farlo leggermente più stretto, passiamo quindi direttamente al lavoro. Vi dico che lavorerò su campione come al solito. Io lavoro su campione 1 perché eh, ve lo faccio più piccolino, 2 perché io prima voglio farmi il progetto intero e poi eh, ve, lo lavoro, ve lo faccio vedere su campione 1 perché. Registrazione mi è più comodo perché ho mh, effettivamente in mano qualcosa più piccolo da tenere davanti alla telecamera e due, perché ehm, così io mi rendo conto effettivamente quali, potreb quali potrebbero essere ehm, i vari problemi durante la lavorazione del progetto intero e quindi vi so eh, dare indicazioni più precise a del progetto finito. Eh, quindi direi che ho detto tutto, parlato anche troppo. Andiamo direttamente al progetto. Allora, per una taglia 40-42, come vi avevo anticipato, dobbiamo andare a montare 125 catenelle. Quindi, fatte le nostre 125 catenelle, andiamo a fare tutto un giro di maglia bassa. Una volta fatto il nostro giro di maglie basse, alziamo con 3 catenelle che sarà anche la nostra prima maglia alta, voltiamo il lavoro ed andiamo a fare su ogni saltando ovviamente la prima perché è sostituita dalle 3 catenelle su ogni maglia bassa sottostante una maglia alta fino ad arrivare a 19 maglie alte. lavorata anche la diciannovesima maglia alta andiamo a fare due catenelle e nella maglia successiva sottostante andiamo a fare una maglia alta e sarà la prima di 29 maglie alte prima di posizionare il prossimo angolo. Arrivati quindi a 29 maglie alte di nuovo 2 catenelle andiamo a posizionare il secondo angolo nella maglia consecutiva a quella già lavorata quindi andiamo a posizionare la nostra prima maglia alta del prossimo lato quindi andremo a fare altri due lati da 29 divisi dall'angolo quindi proseguiamo facendo i nostri lati... Ecco qui. L Ultimo della serie di 29 Vedete, abbiamo fatto... ve lo ricapitolo. 19, 29, 29, 29. 2 catenelle sempre nella maglia successiva quindi senza saltare nessunissima maglia sottostante andiamo a fare le ultime 19 maglie alte quindi andiamo a finire il secondo laterale anteriore arrivati a questo punto quindi andiamo a fare il nostro terzo giro ecco qua avevo già girato il lavoro quindi facciamo 3 catenelle che saranno la nostra prima maglia alta 2 catenelle che saranno il nostro primo archetto, carichiamo il filo, saltiamo la primissima, perché sostituita dalle 3 catenelle, la seconda e la terza, perché le saltiamo e andiamo direttamente a lavorare sulla quarta maglia alta sottostante e andiamo a fare una maglia alta. Dopodiché, 2 catenelle, carichiamo, sempre, saltiamo 2 maglie alte sottostanti, e nella terza andiamo a fare. La maglia alta 2 catenelle, ne saltiamo 2 sottostanti. Maglia alta 2 catenelle, ne saltiamo 2 sottostanti. Maglia alta 2 catenelle e ne saltiamo una. Ed entriamo nell'angolo con 2 maglie alte, una catenella e 2 maglie alte questo è il nostro primo angolo dopodiché facciamo 2 catenelle saltiamo 2 maglie sottostanti nella terza andiamo a fare la nostra prima maglia alta 2 catenelle ne saltiamo 2 nella terza maglia alta carichiamo 2 catenelle, le saltiamo, nella terza andiamo a fare la nostra maglia alta e così fino al prossimo angolo. Quindi abbiamo 2 maglie alte, carichiamo il filo, saltiamo direttamente nell'angolo con 2. Abbiamo fatto le due catenelle prima di entrare nell'angolo. Entriamo nell'angolo direttamente con due maglie alte, una catenella, due maglie alte. Di nuovo, due catenelle. Saltiamo due maglie sottostanti sulla terza facciamo la maglia alta e di nuovo riprendiamo a saltare le due sottostanti e a fare i nostri archetti da 2 catenelle in questo modo quindi fino al prossimo angolo 1 2 e 3 1 2 e 3 ecco qua 1 2 ed entriamo nell'angolo e facciamo 2 maglie alte, una catenella, 2 maglie alte, in questo modo 2 catenelle. E ricominciamo. Come fatto fino ad ora, saltiamo 2 nella terza, 2 catenelle, saltiamo 2 nella terza, saltiamo 2 nella terza, Di nuovo saltiamo due nella terza. 1 2 nella terza e siamo di nuovo, vedete, facciamo le due catenelle e saltiamo nell'angolo con due maglie alte, una catenella e due maglie alte. Ora, questo è di nuovo il nostro lato anteriore. Vi ricordate che qua ne avevamo saltata una sola per saltare mh, per uh, entrare nell'angolo e facciamo la stessa cosa quindi quando arrivate al lato corto, invece facciamo due catenelle, ma invece di saltarne due, ne saltiamo una sola perché se no ci mancherà la fine. Quindi ne saltiamo una, dopodiché ricominciamo a saltarne due in questo modo perché ovviamente. Abbiamo un'interruzione qui e quindi il conto poi non tornerebbe, vedete? Infatti adesso facciamo le due catenelle, abbiamo due tre maglie e quindi abbiamo fatto giusto. Quindi, eh, scusate però maglia alta, sono entrata con una maglia bassa in questo modo. Quindi soltanto in nella pri, nel primo angolo entriamo saltando una maglia e nell'ultimo angolo usciamo saltando una sola maglia ecco qui arrivati a questo punto il lavoro vi risulterà così poi ovviamente quando noi lo andremo a piegare si eh, poi andando avanti anche a lavorare prenderà una forma diversa non coincideranno ovviamente gli angoli non devono coincidere altrimenti non si sovrappone e sarà in questo modo. Procediamo con il quarto giro. Iniziamo il quarto giro facendo una catenella, ovviamente io ho già voltato il lavoro, entro nella alla base della catenella, in questo modo e vado a effettuare la prima maglia eh, bassa. Dopodiché faccio 2 catenelle, carico il filo e nello stesso punto vado a fare due maglie alte. In questo modo quindi ci ritroveremo maglia bassa, 2 catenelle, 2 maglie alte tutte sullo stesso punto. Andiamo a lavorare sulla prossima maglia alta, una maglia bassa, di nuovo 2 catenelle, di nuovo carichiamo il filo e andiamo a fare 2 maglie alte. Quindi per chi ha fatto anche la bianca neve, vedete è la stessa lavorazione. Quindi andiamo a lavorare solo sulle maglie alte sottostanti. Quindi maglia bassa sulla prossima, 2 catenelle, di nuovo 2 maglie alte. Di nuovo prossima maglia alta, andiamo sopra con una maglia bassa, 2 catenelle, di nuovo 2 maglie alte. Una e due. Nuovamente, ecco qui. Maglia bassa 2 catenelle e nello stesso punto 2 maglie alte. Allora siamo arrivati alla prima, vedete la prima delle due maglie nell'angolo sottostante. Noi entriamo con una maglia, ba maglia bassa nella prima, facciamo 2 catenelle. Carichiamo e andiamo a fare direttamente l'angolo in questo modo: due maglie alte come fatto l'angolo sottostante, una catenella, e di nuovo scusate gli uccellini: 2 maglie alte 2 catenelle. E ora prestate attenzione perché non si entra come si esce allora siamo entrati nell'angolo con maglia bassa 2 catenelle ne usciamo con 2 catenelle e una maglia alta sulla seconda delle due dell'angolo sottostante sarà sempre così il nostro angolo quindi maglia bassa 2 catenelle angolo 2 catenelle maglia alta dopo aver fatto questa maglia alta ricominciamo nuovamente il nostro punto quindi la prossima sulla prossima maglia alta ci sarà la maglia bassa le due catenelle e di nuovo le due maglie alte in questo modo prossima maglia alta di nuovo maglia bassa 2 catenelle e di nuovo 2 maglie alte e così fino al prossimo angolo. Bene, ve lo faccio rivedere così eh, siete più sicuri nel caso non, non l'avessi spiegato bene e eh, vogliate rivederlo. Vedete, noi abbiamo fatto adesso questo lato. Ho lavorato il ventaglietto sull'ultima maglia alta prima di arrivare all'angolo. Cosa facciamo? Nella prima delle due maglie alte, questa qui, nella prima questa, dell'angolo sottostante, quindi gli aumenti dell'angolo sottostante, entriamo nella prima con una maglia bassa, facciamo due catenelle, carichiamo e facciamo l'angolo normalmente, quindi due maglie alte, una catenella e due maglie alte 2 catenelle e carichiamo perché andiamo sulla seconda delle due dell'angolo sottostante con una maglia alta dopodiché andiamo direttamente sulla prossima maglia alta aspettate perché qua devo aver tirato troppo ecco qua con maglia bassa 2 catenelle e di nuovo due maglie alte sulla prossima maglia bassa 2 catenelle e 2 maglie alte in questo modo fino alla fine del giro saliamo con 3 catenelle 1 2 e 3 ne facciamo altre due perché sarà il nostro primo archetto voltiamo il lavoro carichiamo e andiamo a fare la nostra maglia alta all'interno vedete qui in mezzo tra le due maglie alte e la maglia bassa nella separazione delle due catenelle entriamo proprio qui andiamo a fare il nostro la nostra maglia alta dopodiché 2 catenelle nel prossimo stesso punto maglia alta 2 catenelle di nuovo maglia alta 2 catenelle maglia alta 2 catenelle ed andiamo a fare la nostra maglia alta nella prima vedete qui delle due catenelle prima dell'angolo in questo modo una maglia alta 2 catenelle Entriamo direttamente nell'angolo con due maglie alte, una catenella e due maglie alte, una e due, due catenelle, carichiamo nella seconda maglia alta uscendo dall'angolo sulla maglia alta sottostante qui, sull'angolo le due. Maglie alte dell'angolo sottostante, facciamo la nostra maglia alta, dopodiché, 2 catenelle e ricominciamo ad agganciarci sopra ai nostri ventaglietti, quindi 2 catenelle maglia alta 2 catenelle maglia alta 2 catenelle, maglia alta 2 catenelle, di nuovo maglia alta e siamo arrivati. Al prossimo angolo quindi facciamo le due catenelle, sulla prima delle due maglie alte dell'angolo sottostante andiamo a fare la nostra maglia alta, 2 catenelle e di nuovo dentro l'angolo andiamo a fare 2 maglie alte, una catenella e 2 maglie alte in questo modo. 2 catenelle, di nuovo maglia alta sulla seconda delle due maglie dell'angolo sottostante, 2 catenelle e si ricomincia così fino alla fine del giro. Quindi andiamo avanti in questo modo per tutti gli angoli e per tutti i lati. Ovviamente noi ci vediamo a fine giro. Arrivati alla fine del giro, abbiamo fatto le due catenelle e ovviamente la maglia alta. La andiamo ad agganciare sulla, vedete, c'è cioè maglia alta, maglia alta e poi la catenella, la prima catenella che incontriamo dopo le due maglie alte, ci facciamo sopra una, ecco maglia alta, in questo modo. Dopodiché, una catenella, voltiamo il lavoro e ricominciamo normalmente il nostro giro con. Uh, I ventaglietti su ogni maglia alta sottostante e ovviamente poi arriviamo all'angolo, procediamo così fino ad avere l'altezza dello uh, sprone, vedete, il nostro cardigan inizia a girare ed unirsi. Ora vedete, noi dobbiamo vedere così: noi cosa dobbiamo fare? Dobbiamo andare. A ehm, chiudere il nostro sprone, ovviamente questo è un campione. Io lo chiudo subito così. Voi andrete a fare tutta l'altezza. Di solito sono 18 cm per arrivare allo scalfo manica, però, essendo un top down, io vi consiglio di misurarvelo addosso. Provatelo e riprovatelo più volte prima di chiudere sotto l'ascella eh, se volete tenere la manica un po' strettina calcolate che adesso noi prima di arrivare all'ascella ci sarà un altro giro ulteriore e risulteranno poi due davanti e dietro perché poi si unisce così più ci sarà un po' ehm, di ci saranno due catenelle sotto quindi guardate bene eh, se anche B tira sotto l'ascella sappiate che poi facendo l'ultimo giro diventerà un pelino più largo ma non tenetelo proprio strettissimo altrimenti non ci entrate allora facciamo che questo sia il nostro ultimo giro per chiudere diciamo lo scalfo manica perché ovviamente questo è un campione e non faccio tutto lo sprone quindi andiamo a fare normalmente le 3 catenelle più le due per continuare la lavorazione in questo modo ecco qui e quindi andiamo a fare il nostro giro ecco dobbiamo chiudere quando arriviamo ai ventaglietti sempre sui ventaglietti perché la chiusura si fa con la maglia alta e le due catenelle quindi andiamo a fare la nostra maglia alta scusate ho urtato la telecamera ecco qua andiamo a fare le nostre maglie alte sopra i ventaglietti catenella maglia alta quindi la lavorazione è sempre la stessa in questo modo ecco qui. di nuovo ecco qui. procediamo ecco, lavoriamo sempre sulla prima delle due maglie dell'angolo sottostante in questo modo dopodiché sempre facciamo le due catenelle entriamo con una maglia alta all'interno dell'angolo, una sola. Due catenelle, prendiamo l'altro angolo, lo mettiamo davanti così, in questo modo ed entriamo con la maglia alta all'interno dell'altro angolo. Vedete? Si creano queste due catenelle nel mezzo. Dopodiché proseguiamo semplicemente lavorando come fatto fino adesso, quindi entriamo sulla seconda dell'angolo sottostante con la maglia alta, le due catenelle e riprendiamo a lavorare sopra ai nostri ventaglietti in questo modo: così, ecco qua. Arriviamo all'altro angolo, così ve lo faccio vedere. Così, due scusate, tiro il filo in questo modo. Siamo già arrivati all'angolo. Ecco qui, due catenelle, sempre Ah no, ce n'è ancora. No, no, è giusto, è giusto. Allora abbiamo qua ne abbiamo un'altra. Aspettate. Eh. Devo aver sbagliato qualcosa nell'angolo sotto, meno male che questo è un campione. Allora, <ride> due catenelle, entro nella prima maglia la prima che si incontrano delle due dell'angolo sottostante le due catenelle entriamo con una maglia sull'angolo 2 catenelle andiamo a prendere l'altro angolo entriamo al centro dell'altro angolo con scusate carichiamo entriamo al centro dell'altro angolo con una maglia alta 2 catenelle e proseguiamo semplicemente la lavorazione come fatta fino ad ora quindi la seconda dell'angolo sottostante poi ricominciamo nei nostri ventaglietti in questo modo adesso io arrivo alla fine perché tanto il campioncino è piccolo e voglio farvi vedere il lavoro chiuso ecco qua Devi andare di fretta per farvelo vedere mi si incastra il filo in questo modo ecco ovviamente la terza catenella qui quindi prima maglia, seconda maglia sulla catenella dopo le due maglie sulla prima che incontriamo andiamo a fare la nostra ultima maglia alta ecco qui ora vi faccio vedere il risultato è questo vedete abbiamo unito abbiamo fatto gli spazi per le maniche in questo modo vedete vedete che una volta chiuso combaciano quasi perfettamente i nostri lembi Adesso sembreranno storte eh, le spalle, ma in realtà quando andiamo a metterla addosso, siccome la schiena è piatta e davanti abbiamo un po' di seno, rimane corretta la posizione, vedete, in questo modo. Ora dobbiamo soltanto procedere in questo modo fino a lavorando ovviamente solo questa parte sotto lungo questa parte qua come lavorato fino adesso quindi su ogni ehm, maglia alta sottostante andiamo a fare i nostri nuovi ventaglietti fino ovviamente ad arrivare più o meno sotto al seno o dove decidete voi potete anche fare tutta la maglia con questo punto io ho cambiato il punto e eh, prima vi faccio vedere come andremo ad attaccare le maniche e come faremo la diminuzione sulla manica quindi prima vi faccio vedere quel particolare, dopodiché vi faccio vedere un campione del punto che io ho usato sotto. Ecco qua, è la seconda volta che la urto e eh, che io ho usato per continuare la mia maglia. Voi ovviamente potete usare qualsiasi punto voi vogliate, ovviamente tenendo conto delle maglie che avete già sotto e quindi <ride> di un multiplo che stia comodo nelle nelle maglie che raggiungerete, quindi poi andando avanti da qui non si allargherà più però voi per arrivare qui sarete avete comunque allargato quindi eh, dovrete scegliere comunque un punto che eh, stia comodo nella, nelle maglie che avete ora vi faccio vedere come si ci si attacca alla manica e come si fanno le diminuzioni per la manica io ne ho fatte solo due perché ho tenuto la manica a tre quarti ed essendo una manica a tre quarti l'ho tenuta piuttosto larga. Eh, non volevo una manica stretta perché eh, quando mh, tengo le maniche a tre quarti si presume che io sotto ci metta un dolce vita, un maglioncino, insomma qualcosa sotto eh, anche di pesantino a volte e di conseguenza non volevo una manica che mi stringesse troppo qui. La volevo larga e quindi ho fatto solo due diminuzioni, però io vi faccio vedere. E poi voi, a seconda della larghezza della manica che volete ottenere, ehm, potete decidere di farne di più o di meno. Adesso vediamo subito come si fa. Allora, posizionate la vostra manica in questo modo, ovviamente. Voi sarete andati avanti con la lavorazione quindi, qui sotto avrete un giro di ventaglietti, e qua ce ne sarà uno. Quindi cosa faremo? Andremo ad agganciarci a quel ventaglietto. Io ovviamente in questo momento non l'ho fatto, ma mi aggancio come se qua ci fosse un ventaglietto. Quindi mi aggancio direttamente con una maglia bassa, perché ovviamente sono nel ventaglietto e sto riproducendo il punto. Vado a fare due catenelle, dopodiché vado a fare... ecco qua entro nel spaziettino qua dell'angolo come se fosse eh, diciamo un ventaglietto, quindi entro qui come se fosse un ventaglietto e vado a fare la mia maglia alta, dopodiché ne faccio un'altra e la vado ad agganciare al prossimo ventaglietto, questo è un errore, quindi è un errore del giro precedente, qui ci sarà un altro ventaglietto ed io vado ad agganciarmi proprio a quel ventaglietto, dopodiché di nuovo nel ventaglietto, quindi per partire io non faccio altro che agganciarmi nei ventaglietti che trovo sotto in questo modo e quindi vado di nuovo a riprodurre il punto così e ci facciamo tutto il giro della manica lo facciamo insieme perché tanto essendo un campione ripeto è piccolino quindi ci metto un attimo ad arrivare dall'altra parte in questo modo perché voglio spiegarvi come si fa la Aspettate, sì, sì, è alta, giusto. spiegarvi come si fa la diminuzione in questo punto ecco qui siamo giunti ecco qua per esempio siamo prima dell'angolo e vedete siamo già arrivati ecco qui all'angolo vediamo io mi sono agganciata di qua quindi mi aggancio nell'angolo quello sotto faccio le due catenelle e ovviamente sarò arrivata vedete alle altre catenelle quindi conto la terza e mi aggancio in questo modo e quindi ora io sono andata a fare vedete sono andata a ricostruire il mio eh, giro di maglie alte vedete e la manica sta procedendo Ora cosa facciamo? Facciamo il nostro normalissimo giro di ventaglietti, quindi andiamo a fare la maglia bassa, le due catenelle, di nuovo le due maglie alte, quindi facciamo questo giro normalmente come fatto per tutta la lavorazione. Siamo arrivati al termine del giro, ovviamente ora state lavorando in circolare, quindi non dovete più... Uh, chiudere come abbiamo chiuso fino ad ora, ma andate semplicemente alla base. Vedete qui del, ven del ventaglietto iniziale, quindi proprio qui alla base, e vi attaccate con una maglia uh, bassissima. Scusate, dopodiché fate una catenella per entrare dentro nella, nello spazio delle due catenelle. Vedete, in questo modo abbiamo ricostruito. Ecco qui. Ricostruendo la manichina nel mio progetto originale, io ho fatto ho contato 4 giri di ventaglietti prima di iniziare a fare la prima diminuzione. Perché ovviamente, questa zona del braccio più vicina al busto alla all'ascella rimane un po' più larghina e quindi ha bisogno di più spazio. Non volevo che la manica stringesse subito, quindi io ho fatto 4 giri. Voi provate eh, il top down, è così, ve lo provate addosso e vedete quando volete iniziare a stringere la vostra manica. C'è chi ha la parte sopra del braccio molto più larga, eh, in carne e di conseguenza ha bisogno di una manica più larga. C'è chi invece ha una forma un po' più strettina, fusolata, magari mh, può iniziare subito le diminuzioni. Questo sta a voi adesso vi faccio vedere come si fanno le diminuzioni le faremo sempre sul giro di maglia alta catenelle maglia alta in questo modo quindi vado a fare le mie prime 3 catenelle e vado a fare le due catenelle eh, dell'archetto dopodiché per tutto il giro io vado avanti a fare eh, il giro come l'ho sempre fatto quindi le due eh, la maglia alta le due catenelle e le due maglie alte in questo modo, quindi fino alla fine del giro, ma è proprio la fine del giro che cambia in questo modo. Allora, aspettate, ecco qui mi era scivolato. Ecco, vado un po' velocemente così. Ecco qui. C'è proprio solo una piccola variazione a fine giro che troverete veramente semplice anche da ricordare comunque potete diminuire solo su questo giro allora siamo arrivati a fine giro vedete allora vi faccio vedere torno indietro ecco qua allora ho fatto le due catenelle salgo sull'ultimo ventaglietto e faccio la mia maglia alta per chiudere normalmente ah non è un altro vedete aspettate faccio le due catenelle entro nell'ultimo ventaglietto ho sbagliato, ho disfatto pensando di aver sbagliato, invece, era giusto. Vedete, io sono arrivata qui. Questo è l'inizio del giro. Le 3 catenelle. Normalmente io dovrei fare 2 catenelle ed unirmi alla terza catenella di inizio. Io non faccio quelle 2 catenelle, conto la terza catenella di inizio e vado a unirmi con una maglia bassissima. Praticamente sono andata a togliere un modulo. Vedete? Perché questo qui io la conterò come solo una maglia alta e non due. Quindi adesso vi faccio vedere tutto il giro, così capirete: faccio la mia mm, catenella, la mia maglia bassa, 2 catenelle 2 maglie alte sullo stesso punto. Quindi punto esattamente come fatto fino ad ora. Vado nel prossimo, ecco qui e lo lavoro normalmente per quello che lavoro su campione perché riesco a farvi vedere tutto veramente in tempo reale anche gli errori <ride> e quindi mi dispiace che ce ne siano prometto che prima o poi ce la farò a non farne eh? però lavorando voi sapete che gli errori si fanno sempre poi oltretutto spiegare mentre si lavora non è proprio così semplice come sembra quindi vedete vado avanti col mio punto normalmente Ecco qui. In questo modo vediamo dove siamo arrivati. Ecco qui. Questo punto è molto facile, molto d'effetto, perché è veramente molto d'effetto pur essendo veramente facilissimo, ma veramente molto facile e lo potete veramente adattare a qualsiasi lavoro e progetto ecco qui ce n'è ancora pensavo fosse più breve il tratto ma invece no ecco qui eccoci siamo arrivati finalmente alla fine ecco faccio l'ultimo ventaglietto Vedete qui è dove abbiamo unito le due maglie. Io non devo più lavorare su questa maglia alta che ho unito a questa, ma vado direttamente alla base del nostro ventaglietto, quindi sono andata a togliere un intero ventaglietto dal nostro lavoro, vedete? Vedete la maglia, la manica sta stringendo da questa forma. Quindi potete stringerla di quanto volete. Fate in modo sempre di fare la diminuzione qui, sulla parte sotto del braccio, perché dopo ve lo farò vedere sul progetto principale. Fa una leggera piega che poi lavandolo e, mm, e stirandolo, comunque mettendolo in piega, eh, non si vedrà, però mm, la noterete mentre state lavorando, perché vedete rimane proprio, ovviamente tra tutti i fori non è che uno in più si vede, però vedete rimane proprio questa parte. Che è la diminuzione. Io sulla mia manica ripeto ne ho fatte solo due di diminuzioni, quindi ho fatto eh, al quinto giro e al settimo giro. Io calcolo sempre, eh, scusate, al sesto giro, io calcolo sempre i giri di ventaglietti. Quindi ehm, voi contate i ventaglietti, quindi questo sarà stato il primo, questo è il secondo. Io in realtà ne ho lavorati quattro prima di fare la prima diminuzione e poi direttamente eh, ho fatto il, mh, il giro dopo di ventaglietti, ci sarà la seconda diminuzione. Voi potete diminuire sempre nel giro dopo il ventaglietto, quindi maglia alta, 2 catenelle, quello è il giro dove potete fare la diminuzione. Quindi io l'ho fatto dopo aver fatto 4-5 giri normali la prima diminuzione e poi subito dopo la seconda ripeto voi potete fare come volete ora vi faccio vedere invece come ho lavorato il punto nella parte bassa del nostro cardigan il multiplo della sotto, parte sottostante della mia maglia è un multiplo di 24 quindi Inizierete a lavorarlo sul rovescio della maglia andando a fare tutto un giro di maglie alte. Quindi, ora io vado a fare tutto il mio giro di maglie alte e ci vediamo al termine del giro. Fate quindi le nostre 24 maglie alte, facciamo 3 catenelle, voltiamo dal il lavoro e ci troveremo sul dritto del lavoro. Saltiamo ovviamente la prima maglia perché sostituita dalle catenelle ed andiamo a lavorare 8 maglie alte comprese le tre catenelle quindi in totale le tre catenelle più sette maglie alte 7 e otto facciamo otto catenelle 8 carichiamo il filo saltiamo 1 2 3 4 5 6 7 8 maglie sottostanti e andiamo a fare una maglia alta nella nona tirate bene il filo se no si allarga la catenella e andiamo a lavorare altre 8 maglie alte io ho fatto il multiplo giusto quindi sono 24 e ne ho 8 voi ripeterete la sequenza quindi fatte le 8 maglie alte e andrete a fare un'altra altre catenelle e quindi io sono arrivata vediamo se sono all'ultimo 2 4 6 7 e 1 8 eccola qua. Dopodiché, voltiamo il lavoro facciamo 3 catenelle voltiamo il lavoro ed andiamo a lavorare tutte maglie alte sulle maglie alte sottostanti in questo modo fino al nostro archetto da 8 catenelle dove non faremo altro che ricostruire le 8 catenelle eh, scusate le 8 maglie alte, mi sono confusa. Scusate. Quindi, così, allora, io, per comodità, ho lavorato direttamente nell'archetto e mi è venuto benissimo. Ho una maglia, ho una mano abbastanza regolare e mi è venuto benissimo. Voi potreste, se volete essere più precise o vi piace di più lavorare in ogni catenella io eh, ho fatto così e mi è venuto benissimo adesso le conterò quindi sono 2 4 6 7 e 8 dopodiché ricominciate a lavorare sulle maglie alte sottostanti quindi se avrete altri archetti mh, più avanti il procedimento è questo in questo modo, cosa facciamo per proseguire? Ora andremo a fare un giro di maglia altissima, quindi la doppia maglia alta e ve la faccio vedere subito, e un giro di maglia alta, quindi facciamo al termine del giro: 4 catenelle. Voltiamo il lavoro, carichiamo il filo due volte sull'uncinetto ed andiamo a, a fare, usciamo da due, usciamo da due e usciamo da due. Carichiamo due volte, prossima maglia alta sottostante, usciamo da due, da due, da due. Di nuovo doppio, da due, da due e da due. In questo modo per tutto il giro. Il giro successivo sarà di nuovo di maglie alte e ci troviamo al termine di quel giro. Arrivati a questo punto, facciamo 3 maglie, 3, catenelle. Saltiamo, la primissima nella seconda, andiamo a fare la seconda maglia alta, la terza e la quarta sulle tutte una su ogni maglia alta sottostante, arrivata la quarta facciamo una, due, tre, quattro catenelle, saltiamo una, due, tre, quattro eh, maglie alte sottostanti e nella quinta andiamo a fare la nostra maglia alta, dopodiché andiamo a lavorare, compresa quella appena lavorata, un totale di otto maglie alte. In questo modo, Quindi. tre, quattro, cinque, ce la facciamo, sei, sette e otto, di nuovo quattro catenelle. Saltiamo quattro maglie alte sottostanti, e nella quinta andiamo a fare la nostra maglia alta, dopodiché, vedete, arriviamo alla fine, ecco qui, dobbiamo fare di nuovo quello che abbiamo fatto qui. Quindi, giro di maglia alta dove andiamo a riempire i fori con 4 maglie alte quindi nelle 4 catenelle o avvolgendo le 4 catenelle dopodiché un giro di maglia altissima un giro di maglia alta e di nuovo ripartiamo col foro da 8 quindi vedete il punto è semplicissimo veramente semplice da fare ora vorrei farvi vedere come fare il bordo e sono già attaccata e quindi giro di qua il bordo lo faccio in questo modo allora faccio una catenella ipoteticamente voi siete staccati quindi a fine lavoro oppure partite quando siete ancora attaccati 2 3 no aspettate una catenella è vero io l'ho fatto a maglia bassa eh, a maglia bassa quindi una catenella e una maglia bassa in questa maglia alta 2 maglie basse nella maglia alta successiva, 2 maglie alte eh, basse, scusate, nella maglia altissima, una maglia alta nella maglia attorno alla maglia alta, 2 in quella successiva, quindi alternate 1 2 1 2, tranne quando ovviamente c'è quella altissima dove ne andate a mettere due. E arriviamo alla fine, qui dove noi dobbiamo fare due. Io ho fatto per la mia maglia 10 giri per lato, ma adesso vi farò vedere da vicino l'originale e vi farò capire. Quindi arrivate in fondo, voltate ed ora andate a lavorare la maglia bassa in ogni maglia bassa sottostante, non avete più da contare. Comunque c'è chi mette due maglie in ogni. Ehm, a lato di ogni maglia alta, io trovo che si arricci un po' il lavoro. Quindi, di solito alterno, ne metto faccio un giro. Una, una maglia la prendo lateralmente una volta sola, e quella dopo la prendo due volte. Una volta, due volte faccio così. Ovviamente, dove arrivate a eh, alla maglia altissima, fatene due perché, se no, eh, poi tira troppo però vedete viene una cosa molto lineare e non tira il bordo io adesso vi faccio vedere la maglia originale così vi rendete conto ecco qui la maglia originale vedete ho fatto i miei dieci giri da un lato di maglia bassa presi esattamente come vi ho detto anche qualora arriviate al disegno stessa cosa 2 1 2 1 perché sennò vi diventa troppo largo vedete invece come bello lineare non arriccia e rimane eh, bello, ma questo fa parte delle rifiniture, voi la vostra maglia la potete rifini rifinire come meglio credete. Io ho messo un unico bottone, vedete, ho fatto l'asola e l'asola la fate esattamente come il foro che vi ho fatto vedere per la maglia, quindi Fate le, saltate le maglie, fate, al, fate la maglia bassa l'archettino di quanto volete fare l'asola e nel giro successivo, ovviamente la riprendete. Io avevo un bottone molto grande. Ho fatto un'asola molto grande, però non è detto che la vostra asola debba essere grande come la mia. Vedete, la mia rimane al, aperta perché eh, io la volevo molto aperta, se no, potete fare anche il bordo più, più alto. Ma io vi ho già aggiunto delle maglie per farla chiudere meglio per questo che io faccio così, eh, faccio prima l'originale, perché ho potuto constatare quali potevano essere gli errori della mia maglia, vedete la manica, la diminuzione: si vede o non si vede, rimane sul retro la manica stringe, vedete, ve la faccio vedere: che stringe leggermente, ecco qui: guardate che bella la manica tre quarti, bellissima. Cosa dire? Io direi che non ho nient'altro da dire perché vi ho spiegato tutto. Io vi saluto, vi invito a mettere tanti mi piace sotto il mio video, vi invito se non l'aveste ancora fatto ad iscrivervi al mio canale, ad attivare la campanella se vorrete avere le notifiche dei miei video. Io vi saluto, spero vi sia piaciuto anche questo tutorial, eh, vi mando un grosso bacio, vi invito a venire a trovarmi per domande per farmi vedere i vostri lavori nel mio gruppo facebook creando con luce franci se avete problemi potete scrivermelo uh, sotto al video nei, in scusate nei commenti sotto al video in descrizione vi lascio tutti i link uh, del filato e, e del shop dove l'ho acquistato e anche della mia pagina del mio gruppo facebook così potete venire a trovarmi e mi farete vedere i vostri lavori e se vorrete farmi domande sul lavoro potete anche contattarmi tramite Messenger. Io vi mando un forte abbraccio, un grande bacio. Ciao ciao da Luci.